Salve e bentornati al nostro consueto appuntamento della rubrica di psicologia Liberamente. Oggi parleremo di un argomento che è sulla bocca di tutti, il coronavirus. Sicuramente in questo caso, questo virus ci ha fatto capire che nelle emergenze il nostro governo non ha fornito rassicurazione, o meglio, verbalmente c'è stata, ma non sono stati presi dei provvedimenti. Hanno parlato pubblicamente dicendo di stare calmi e poi nei fatti siamo la nazione più contagiata d'Europa. Se dico vicino ad una persona ansiosa, ad esempio, di stare tranquilla, non faccio altro che aumentare la sua ansia. Invece devo fare qualcosa per aiutarla, per evitare che le emozioni e i pensieri diventino incontrollabili. Così anche il coronavirus, solo la frase state tranquilli non basta, dovevano fare qualcosa di più. Perché quando si ha paura succede che ci si incolpa a vicenda, si diventa razzisti, perché si ha il bisogno viscerale di incolpare qualcuno, di incolpare una situazione, perché questo ci esula dalle nostre responsabilità. Ovviamente dietro l'atteggiamento fobico di molte persone ci sono delle paure pregresse e quando si ha paura si accentuano i nostri pensieri e le nostre idee su quel determinato problema. Ma ricorda, la paura è un'emozione molto forte e utile, però funziona bene se è proporzionata al pericolo, altrimenti diventa essa stessa un virus molto subdolo e difficile da controbattere. Mi raccomando, non cercare di placare l'ansia cercando sempre più informazioni sui social o su vari siti. E nemmeno sentendo continuamente il telegiornale. Ricorda che i mezzi di comunicazione vivono di pubblicità, sensazionalità e quindi di informazioni che sono spesso amplificate, incontrollate, di fake news o comunque di informazioni virali, appunto. È stata chiamata infodemia, cioè questo contagio e diffusione di notizie. Le informazioni che ci vengono date sono già abbastanza chiare, bisogna stare tranquilli perché secondo l'OMS al momento il tasso di mortalità è solo del 2% e la maggior parte delle persone guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. I media producono informazioni distorte perché si focalizzano su informazioni date in maniera rapida, veloce e su una sequenza di singoli casi piuttosto che sui dati complessivi e oggettivi del fenomeno. Quindi è bene affidarsi ai dati e alle comunicazioni diffuse dalle autorità, come il Ministero della Salute e l'OMS. E basta. Ricorda, la conoscenza è un antidoto alla paura. Alcuni di voi mi chiedono, soprattutto quelli che vivono magari in zone rosse o in condizioni che di forte ansia, mi dicono allora noi cosa possiamo realmente fare in questa situazione? E allora, anche se non possiamo cambiare certe situazioni perché non abbiamo alcun controllo sugli elementi che la costituiscono, possiamo sempre decidere come affrontarle, perché possiamo vigilare e gestire i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti e i nostri sentimenti. Molte persone, ad esempio, si trovano chiuse in casa e quindi si ritrovano a volte senza occupazione. Ecco, è facile riempire questi vuoti, questi buchi, con delle notizie catastrofiche, con pensieri negativi e con continui aggiornamenti sui social. Allora questa tendenza va controbilanciata con attività benefiche, come ascoltare musica, leggere, continuare a coltivare le relazioni a distanza, studiare, fare cose a cui rimandiamo, oppure fare attività fisica, magari attraverso un'app, oppure coccolare un po' di più il nostro corpo con una cena, un bagno caldo, o giocare di più con i nostri figli. In definitiva, quando non si può più cambiare la situazione, non resta altro da fare che cambiare noi stessi. Viktor Frankl. Il lato positivo di questa faccenda è sicuramente quello di ritornare a pensare meglio alle nostre vite, che spesso sono vissute a ritmi frenetici e invece ripensando alle cose più importanti che abbiamo e che finiamo per vivere un po' come scontate, ad esempio la famiglia, le relazioni importanti, ma anche il nostro benessere psicofisico personale. Inoltre, quando si dice di evitare il contatto, i contatti in generale, può essere una buona scusa per evitare di salutare affettuosamente persone che sono poco gradite.
E infine, non ti vergognare di chiedere aiuto. Se pensi che la tua paura e la tua ansia siano eccessive e ti limitano, chiedi aiuto ad un professionista, perché un confronto con uno psicologo può aiutarti ad avere idee più chiare e a gestire meglio le tue emozioni. Perché non è debole chi chiede aiuto, ma è intelligente. Anche per oggi è tutto. Potete scegliere uno dei seguenti studi dove potete fissare un appuntamento, contattandomi al mio numero di telefono oppure andando sul mio sito internet www.psicologotorre.it, o ancora potete seguirmi sui seguenti social per rimanere informati sui miei eventi o per capire di cosa mi occupo. Grazie per l'attenzione e alla prossima!